E buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio condividere con voi la mia esperienza con un prodotto che ho utilizzato nell'ultimo mese. Per chi mi segue, infatti, ho già spoilerato qualcosina nello scorso video dove vi ho accennato di un cloud drive illimitato dove stavo caricando appunto i miei file, i miei vecchi hard disk, eccetera eccetera. Ecco, stavo parlando del drive illimitato di Aruba, dove è possibile archiviare file in quantità praticamente infinita. Almeno così scrivono sul loro sito. Andremo a vedere cos'è, come funziona, quanto costa e come mi sono trovato dopo un mese di utilizzo. Ma prima di iniziare ragazzi, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina qualora non l'aveste ancora fatto e di seguirmi anche su Instagram e TikTok per vedere contenuti extra riguardanti questo canale, interagire con me, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Cos'è Aruba Drive? Aruba Drive è uno strumento di cloud storage. Per farvi un esempio molto easy, è come un Google Drive a grandi linee, dove potete andare a inserire praticamente qualsiasi tipo di file, video, foto, documenti, eccetera eccetera. Insomma, qualsiasi cosa. E io, essendo un videomaker e producendo tanti video, tante foto, progetti vari e avendo tantissimo materiale da archiviare, mi serviva appunto un posto dove mettere quei file, soprattutto quei file che ho dentro i miei vecchi hard disk, che ormai sono ultra obsoleti, se li ho praticamente da 10 anni e potrebbero saltare da un giorno all'altro. E quindi, facendomi due conti, invece di prendermi un server NAS con tutti i costi annessi, gli hard disk, il NAS in sé e tutto eccetera eccetera, visto che la maggior parte dei file sono cose da archivio, non è roba che mi serve tutti i giorni ma è roba che sta lì statica praticamente, ho deciso di acquistare appunto questo servizio e fare una copia di tutto sull'Aruba Drive. Poi tra l'altro, per il primo anno c'è anche un offertone abbastanza interessante, quindi ho deciso di approfittarne e provarlo immediatamente. È un servizio di cloud storage molto economico, infatti come potete vedere dal loro sito i prezzi partono da 50 euro più IVA all'anno e per il primo anno il costo è scontato del 50%. Come potete vedere ci sono tre piani, quello easy, quello advanced e quello professional. La differenza tra questi tre piani non riguarda lo spazio nello storage, sono tutti illimitati infatti, ma riguarda sostanzialmente le funzionalità aggiuntive. Ad esempio, con il piano easy avete soltanto il drive illimitato accessibile esclusivamente da browser, mentre con quello advanced avete anche la possibilità di sincronizzare le cartelle con un'app desktop e mobile. Con quello professional invece potete anche andare a creare fino a 30 utenti con la propria username e password che possono accedere al vostro drive. Ma questo comunque serve più alle aziende che all'utente consumer. Io per provarlo ovviamente ho fatto il piano easy, che mi è costato appunto in totale 30,50 euro, e per un anno di archiviazione direi che non è per niente male. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è che nel piano easy non è previsto il ripristino dei dati in caso di imprevisti, mentre negli altri piani sì. Ora io non so cosa intendano loro per imprevisti, ma nel dubbio, se continuerò a trovarmi bene, poi passerò al profilo più avanzato così da avere una sicurezza in più e poter sfruttare anche la sincronizzazione delle cartelle dal PC direttamente senza passare da browser. Se avete fatto caso, poi nel canone è compresa anche la registrazione di un dominio e 5 indirizzi mail. Questo perché il vostro drive sarà raggiungibile solo dal dominio, dall'indirizzo internet che andrete a registrare. Per farvi un esempio, registrate il nome di dominio che volete, ad esempio www.ilmiodrive.it, e lì a quell'indirizzo internet troverete il vostro drive. Avrete praticamente un drive completamente personalizzato. Per quanto riguarda l'acquisto e l'attivazione è tutto molto semplice, dovrete semplicemente scegliere il dominio da registrare, mettere i vostri dati e andare al pagamento. E il tutto dovrebbe attivarsi solitamente entro poche ore, almeno così è stato per me. Successivamente poi vi arriverà una mail con tutti i passaggi da seguire per poter utilizzare il vostro drive. Per farla molto in breve vi basterà andare nell'area clienti di Aruba, selezionare Aruba Drive e creare le credenziali per accedere al vostro drive. Tra l'altro qui, se volete, potete anche andare a personalizzare il logo appunto dell'home page del vostro drive, eccetera eccetera. Fatto questo, vi basterà andare all'indirizzo del drive e potrete accedere con le credenziali appena create. E questo è il drive ragazzi, molto basic. Come potete vedere, ho già caricato 1,6 terabyte di file, che non è poco. Di problemi tra l'altro non ne ho avuti, la mia velocità di caricamento è sempre stata attorno ai 100 megabit, anche perché sto provando una SIM nuova e questa mi permette di andare a quella velocità più o meno, ed è andato sempre tutto liscio, quindi non ho visto cali, rallentamenti, quindi top. Come potete vedere è diviso in tre sezioni i file, dove potete vedere tutte le cartelle e dove andrete a caricare e scaricare i vostri file, una sezione foto e la sezione dei log. Nella prima sezione qui a destra abbiamo la parte con tutti i file, caricamenti recenti, preferiti e i file condivisi. File condivisi perché infatti potete anche andare a creare un link di un determinato file o di una determinata cartella, esattamente come succede su Google Drive, per far scaricare magari i file a un vostro amico, a un vostro cliente o quello che è, e potete poi anche dargli il permesso di modificare il file, leggerlo soltanto o dargli delle autorizzazioni personalizzate. Poi sotto abbiamo il cestino, lo spazio utilizzato e le impostazioni dei files, come mostrare i file nascosti, ritagliare le anteprime, eccetera eccetera. Ora qui siamo in una cartella vuota e per caricare i file vi basta trascinarcelo dentro in questo modo, oppure andare su nuovo e carica file. Potete anche caricare delle cartelle intere senza problemi, per esempio posso prendere questa cartella di questo progetto video, tra l'altro pieno di file di tutti i tipi, e caricarlo direttamente così. E qui sopra abbiamo la barra di stato del caricamento che ci fa vedere il tempo rimasto e la velocità di trasferimento. Avrei preferito vedere la velocità in tempo reale già lì disponibile e non solo con il passaggio del mouse, ma vabbè, questi sono dettagli un po' da nerd. Poi abbiamo la possibilità di creare cartelle, file di testo e abbiamo anche incluso una sorta di office, dove possiamo andare a creare documenti, Word, fogli Excel e presentazioni PowerPoint. Tutti questi file
ovviamente possono essere tranquillamente condivisi tramite link ed essere anche modificati da terzi. Per quanto riguarda la sezione foto, invece, mi ricorda vagamente quella di Amazon Photos, molto molto meno completa, molto più basic assolutamente. Non ha tutte quelle funzionalità avanzate, ad esempio non so, se vuoi cercare la foto di un gatto ti escono tutti i gatti, oppure magari vuoi andare in un determinato periodo dell'anno e cercare delle foto magari non so a maggio del 2021, ecco, queste divisioni, questi filtri purtroppo non ci sono. È proprio una sezione foto e video dove vi va a mostrare praticamente tutte le fotografie che voi avete caricato nel drive nella sezione file. Come potete vedere infatti è molto basic, avete la sezione con tutte le foto, foto e video separati, album e album collaborativi se volete condividere un album con qualcuno, le cartelle dove sono archiviate le foto nel vostro drive, i preferiti e la sezione in questo giorno dove potrete vedere i ricordi vari degli anni passati. Sotto abbiamo anche una sezione luoghi molto carina dove le foto e i video vengono divise per luoghi, per città insomma. Ovviamente sono le fotografie che hanno al loro interno registrati anche i file del GPS, come ad esempio quelle fatte con gli smartphone o magari qualche fotocamera che ha al suo interno il modulo GPS e quindi registra anche appunto i dati della posizione. Peccato però che anche qui non ci sia una barra di ricerca dove si possa andare a cercare magari un luogo in particolare, però vabbè, per quello che costa ragazzi ci sta. Poi per ultima ma non meno importante abbiamo anche la sezione log, dove vengono registrati tutti i movimenti fatti sul drive, come i caricamenti, le modifiche ai files, eccetera eccetera. Oltretutto questo drive è dotato anche di un antivirus, non so quanto sia sicuro, anche perché non ho avuto modo di caricare file malevoli e non ho assolutamente intenzione di farlo, però tecnicamente dovrebbe rilevare anche i virus e in caso dovesse rilevarli verrebbero visualizzati anche quelli nel log. Come mi sono trovato quindi con questo cloud drive? Come vi ho accennato anche prima, secondo me è un'ottima soluzione, il costo è davvero basso per il servizio che offrono e io in quest'ultimo mese mi sto trovando veramente da dio. Ho caricato 1,6 terabyte di file nel giro di pochissimi giorni ed è andato tutto liscio come l'olio. Come vi dicevo prima, la velocità è sempre stata stabile, io al massimo posso arrivare a 100 megabit in questo momento in upload e quelli è sempre mantenuto, quindi nessun problema. Ho notato solo che magari quando mettevo a caricare grossissime quantità di file, tipo 5 cartelle per volta piene di roba, tipo con 500 file dentro, vabbè, cose estreme ragazzi, un po' la pagina di Chrome iniziava a avere qualche problema, ma penso sia normale, cioè penso sia più un problema di Chrome che del drive di Aruba, perché magari non riesce a gestire tutta quella quantità di file e infatti un po' mi crashava Chrome. Se carichi una cartella per volta o comunque non 1000 file alla volta non ci sono problemi. Mi avrebbe fatto molto comodo anche la questione di sincronizzare le cartelle direttamente con il PC, ma anche da browser sinceramente non è poi così scomodo, tanto sono file vecchi che devo piazzare lì una volta sola, quindi va benissimo. Il drive sembra apparentemente illimitato per davvero, sul sito specificano ovunque che puoi caricarci quello che vuoi e non ho trovato particolari clausole che vanno a limitarti lo spazio, quindi anche lì top. Poi ho avuto modo di utilizzarlo anche via mobile, ho caricato delle cose anche lì tramite Google Chrome dal mio smartphone e sinceramente anche lì nessun problema, tutto liscio come l'olio, caricamenti, scaricamenti. Per quello che ho speso ragazzi veramente sono super soddisfatto. Quindi se avete bisogno di un drive illimitato con anche tante funzioni extra, secondo me questa è un'ottima soluzione. Oltretutto credo che sia la più economica sul mercato, anche perché un prezzo così online non l'ho mai visto da nessuna parte. Con 30 euro all'anno che diventano poi 60 dall'anno dopo, nessuno vi dà un drive illimitato, il dominio e 5 email da 1 giga. Quindi ragazzi, per concludere questo video, se avete dei file che non sapete più dove metterli o comunque volete avere una copia di backup di sicurezza su un drive, vi fanno magari comodo anche delle mail professionali collegate a un dominio e non volete spendere un capitale in altri cloud drive molto più costosi, questa ragazzi è la soluzione più economica che potete trovare al momento. Almeno dalle mie ricerche di cloud drive così illimitati a questo prezzo non ne ho trovati. Ovviamente trovate il link di questo prodotto in descrizione. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile in qualche modo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo Aruba Drive, se avete domande o dubbi mi raccomando lasciate un commentino qua sotto che vi rispondo sempre. Mi raccomando continuate a seguirmi anche su Instagram e TikTok e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!